La Battipagliese Calcio è pronta ad affrontare il Solofra nella gara di ritorno della Coppa Italia, reduce dal prezioso 3-1 casalingo, che permette a Mister Fusco di provare anche soluzioni alternative per far riposare qualche pedina in vista del campionato. Infatti, nella prima gara del girone B del campionato di eccellenza al Pastena, in programma il prossimo 9 settembre, le zebrette dovranno affrontare il Santa Maria di Castellabate, un derby di certo particolare, con ex come Piccirillo per la Battipagliese e Pastore nella Santa Maria. Poi, fuori casa contro il Valdiano, altra gara tutta salernitana. Ma per la verità dobbiamo incontrarle tutte, quindi voglio dire il calendario è effimero, anche se devo dire la verità, quando il calendario... Sono rimasto contento perché vedo che comunque le squadre più blasonate, a parte il Santa Maria che dirà la sua in questo campionato, le incontreremo più in là. Quindi sono squadre alla nostra portata, dovremmo affrontarle una per una e quindi secondo me è un sorteggio favorevole. Sorteggio favorevole, una Battipagliese in che condizioni sta? Ma la squadra sta bene, sta andando bene, domenica è una buona prestazione, bisogna mettere i minuti nelle gambe e arrivare al 9 settembre pronti per questa prima partita. Noi ci teniamo molto, abbiamo fatto le cose in un certo modo, abbiamo cercato di portare una ventata di entusiasmo, cosa che la città ha preso e ci sta motivando sempre di più e siamo fiduciosi. Dall'infermeria c'è ancora D'Arienzo K.O., sta recuperando anche Guerrero da un affaticamento. Sì, sono acciacchi che possono capitare. D'Arienzo ha un piccolo problema che penso che si risolverà per l'inizio del campionato senza problemi, quindi siamo molto fiduciosi, la squadra lavora bene, questi inconvenienti possono capitare. Direttore, chi teme di più in questo campionato? Ma io rispetto tutti, non temo nessuno, nel senso che comunque penso che ci sono delle squadre un po' più attrezzate di noi perché sono partite un poco prima, però sono del parere che la mia squadra, lo dico sempre, è sempre la più forte, quindi non prometto nulla perché non è il mio modo di fare, però sono convinto che ci divertiremo.